Beh, Lina, però qua non ci sono solo treni, eh. Adesso andremo a vedere una cosa un po' diversa e un po' particolare. Abbiamo finora visto cose riprodotte in scala più piccola, ma noi abbiamo degli amici che da piccoli soldatini e figure in scala ridotta hanno realizzato il costume in scala 1 a 1. Pensa, quindi il lavoro inverso del modellista. Andiamoli a conoscere. Andiamoli a conoscere. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, voi fate parte di qualche associazione particolare, perché vi vedo in costume, quindi immagino che facciate anche rievocazioni storiche. Precisamente, allora, noi siamo i More Ianuensis, ci occupiamo proprio di rievocazione storica, nel particolare del tardo 1300 genovese, quindi siamo proprio sul territorio e sul pezzo, e siamo qua proprio per fare vedere dalle nostre partenze, come modellismo e via dicendo, si sia poi arrivati dal piccolo al grande, esattamente come dicevate, quindi proprio alla ricostruzione in scala 1 a 1 di quello che è il vestiario e quella che poi rientra all'interno del contesto dell'archeologia sperimentale, quindi andare a ricostruire con le tecniche dell'epoca tutti quelli che sono gli aspetti e gli oggetti di un determinato periodo storico. Benissimo. Allora, ci presentate un attimino quello che avete qui in questo vostro stand? Abbiamo da questa parte una ricostruzione di lanterne, sono due tipi di lanterne che si possono trovare su vari manoscritti e trattati storici, e la tipica protezione da testa che aveva il balestieri, quindi il camaglio è un elmo, che è frutto comunque di una ricerca accurata, perché ci serve a sapere esattamente la forma dell'elmo. È tutto documentato storicamente. Tra l'altro, in questo caso abbiamo tratto dalle Leges Genuensis del 1363, mantenute alla Berio, Biblioteca Berio. Quindi sono le leggi che scrivevano all'epoca, quindi sono fonte di prima mano. Poi abbiamo un po' di giochi ricostruiti da Libros de los Juegos di Alfonso V di Aragona, che nella fine del 1200 aveva raccolto i giochi dell'epoca e quindi li aveva descritti, illustrati. Poi abbiamo, diciamo, l'analisi congiunzione tra modellismo e medioevo, in questo caso che è la bottega del pittore, perché abbiamo cominciato, dobbiamo ancora utilizzarla sul campo nella ricostruzione, però abbiamo preparato, vedete, tutte le attrezzature, pennelli, e le terre colorate, per ottenere un piccolo olio. Poi abbiamo un modellino della nostra compagnia, quindi il velarium che utilizziamo in compagnia, il telaio per passamanerie del sarto. Vi siete riprodotti in scala, sì, insomma. Infatti, qui ci sono anche dei vestiti che sono quelli tipici genovesi, ricostruiti. Oggi non ce l'abbiamo perché sarebbe uno stato ulteriore sopra questo, che sarebbe ancora più caldo. Poi un po' di modellismo storico, quindi dal balestriere su una caracca, una coca anseatica dall'estimento genovese. E questo è un pezzo di cui vado particolarmente fiero, perché è la ricostruzione dello scriptorium dell'abbazia di Morimondo, dove tra l'altro facevamo delle manifestazioni, che c'è la battaglia di Casorate ogni anno, e c'era il giro turistico in questo scriptorium, ci hanno dato il libro, io poi ho deciso di estrapolare dal libro delle foto e ricostruire esattamente quello scriptorio. Quindi tanta ricerca storica, hai visto, Lina? Non giochiamo soltanto, ma studiamo anche molto. E documentazione! Sì, è essenziale, perché soprattutto visto che noi facciamo una roba molto specifica, è molto interessante andare a vedere nello specifico la differenza anche da tutto il resto, non solo meglio europei, ma anche da città a città era cambiava. Quindi, grazie mille! Grazie a voi! Grazie a voi! Grazie a voi!